Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Raimondo Todaro non farà più parte del cast di Amici. La decisione, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, è stata presa direttamente da Maria De Filippi. Dopo aver ricoperto il ruolo di insegnante di danza nel talent show dal 2021 al 2024, Todaro non è stato riconfermato per la nuova stagione. La sua assenza lascerà un vuoto nel team di docenti, ma chi prenderà il suo posto? Secondo Amedeo Venza, che ha ripreso la notizia da Dagospia, il nome più probabile per sostituire Todaro è quello di Adriano Bettinelli, un volto già noto ai fan di Amici. Bettinelli partecipò come concorrente nel 2009 e, grazie al suo talento, conquistò il pubblico. Maria De Filippi è nota per la sua fedeltà ai pupilli che ha lanciato, e questa scelta sembra confermare questa tendenza. Nel frattempo, Candela ha anche rivelato che il cast degli insegnanti di Amici rimarrà sostanzialmente invariato, con nomi storici come Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Emanuello e Lorella Cuccarini, già confermati per la prossima edizione. L'unica incognita resta Anna Pettinelli, ma è probabile che anche lei venga riconfermata. Di recente, Stefano Oradei, ex maestro di Ballando con le Stelle, ha manifestato il suo interesse a unirsi al cast di Amici. Oradei ha lanciato un appello a Maria De Filippi, dichiarandosi pronto a rispondere all'eventuale chiamata. Tuttavia, sembra che la scelta sia già stata fatta, e che sarà Bettinelli a occupare la poltrona lasciata libera da Todaro. Con settembre ormai alle porte, la nuova edizione di Amici si prepara a tornare sugli schermi, con la solita formula. Le prime puntate andranno in onda la domenica pomeriggio su Canale 5, per poi spostarsi al sabato sera nella fase serale. Il cambio di guardia tra Todaro e Bettinelli segnerà sicuramente una nuova era per il talent show di Maria De Filippi. Riflettete su questa nuova direzione che Amici sta prendendo e condividete la vostra opinione nei commenti. Siete d'accordo con la scelta di Maria De Filippi? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!